La voce delle neuroscienze. Giuliano, c'hai questo compito oggi a questo titolone importante, la voce delle neuroscienze. Buongiorno, Giuliano. Benvenuti, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Buongiorno Stefano, buongiorno Sara. Ciao Giuliano. Allora, Sara, io ti lascio nelle tue mani l'ospite e poi io, come sapete, magari rimango qua in ascolto, magari mi viene qualche domanda più o meno intelligente durante la live. Grazie Giuliano innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Giuliano è fondatore e presidente di NeuroExplore, utilizza i più moderni studi sulle neuroscienze e sulle scienze del comportamento, quindi è un massimo esperto di studi neuroscientifici, anche docente e TEDx speaker. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata sui suoi temi e sono emerse delle cose davvero molto interessanti. Giuliano avrà sentito che abbiamo già incominciato a introdurre qualcosa sulla aspetta che c'è e abbiamo anche la colonna sonora oggi aspetta che non capisco cosa sta succedendo. C'è Skype che ti sta partendo così in allegria. Boh, adesso vedo di spegnerla, ma spero che si svegli da solo. Scusate, a proposito di emozioni, no? Le emozioni della diretta. Evviva! Ok, sono riuscito a risolvere, grazie. Perfetto. Allora Giuliano, adesso riprendiamo i nostri neuroni. In realtà è un trucco per aumentare l'attenzione di chi sta osservando, che appunto invito a interagire salutando. E per stupirlo con un po' di effetto Fall Restore, no? Questa stranezza del sottofondo che così si rimane ben impresso e attiva i neuroni legati alla memoria. L'imprevisto infatti solletica sempre la curiosità e alza l'attenzione. Ottimo Giuliano, questa è una perfetta sintesi degli studi neuroscientifici. Ma in particolare, cosa ci dicono le neuroscienze? Abbiamo parlato molto di relazioni interpersonali. Cosa ci dicono le neuroscienze rispetto alla relazione uomo con uomo? Cosa ci possono suggerire? Un mondo di cose, a dire la verità. È un tema molto variegato che, mettiamola così, può essere sintetizzato in, secondo me, almeno due grandi pilastri. Il primo pilastro riguarda il pilastro delle emozioni e del ruolo delle emozioni nelle interazioni umane, e il secondo riguarda l'ambito dello sviluppo di relazioni di fiducia all'interno di un gruppo, tematiche di cui avete anche accennato in precedenza. Uno può dire, ma sì, vabbè, ma che problema c'è? Insomma, le persone quando lavorano insieme è automatico che sviluppino delle relazioni di qualche tipo e che riescono a coordinarsi per raggiungere, diciamo, gli obiettivi di organizzazione, di un gruppo e così via. La risposta è magari fosse così semplice e magari fosse così automatico, perché c'è da tenere in considerazione che ogni persona è comunque il frutto di un'educazione, di un patrimonio genetico, e mettere questa persona all'interno di un gruppo di persone vuol dire tenere conto delle interazioni che questo insieme di valori e di cose piuttosto importanti che riguardano lo sviluppo della persona all'interno di un gruppo che è composto da persone che hanno altri tipi di educazione, altri tipi di cultura, e non solo, augurabilmente dovrebbero inserirsi in un'azienda, in un gruppo di lavoro che ha una sua cultura, dei suoi obiettivi e un suo modo di portare avanti le cose. Una delle tematiche che spesso viene, a mio avviso, totalmente sottovalutata è proprio l'importanza della cultura aziendale, o comunque la cultura di gruppo. Perché, come dicevi anche tu prima nell'introduzione, in assenza di un condizionamento culturale, le reazioni che si hanno sono spesso legate a quello che uno ritiene che in teoria dovrebbe funzionare secondo la propria prospettiva, secondo le proprie esperienze, secondo la propria cultura e secondo una serie di cose, che però non sono necessariamente corrette e devono essere coordinate con una bussola, con una visione, con un insieme di cose che passano proprio dalla cultura aziendale. Ora ti racconto veramente in modo molto conciso una ricerca che ormai feci molti anni fa
con dei colleghi in Eurix, un centro di ricerca europeo che si occupa soprattutto di cooperazione e molto altro, dove studiamo il comportamento di lavoro di alcuni soggetti chiamati a fare delle mansioni apparentemente semplici. Questo con l'obiettivo di capire se valesse più la pena dare degli incentivi di produttività al singolo o darli al gruppo. Uno dice, beh, ma che differenza c'è? Se li dai al singolo o li dai al gruppo, poi li dividi. In teoria non ci sono differenze. Nella pratica c'è una differenza incredibile. E l'unica cosa, e sottolineo, scusate l'entusiasmo, ma è davvero importante, l'unica cosa che può far sì che funzioni bene un gruppo di lavoro è la cultura, perché in questa ricerca si è visto in modo molto molto chiaro che a seconda dell'assetto organizzativo e culturale delle aziende in cui abbiamo fatto gli esperimenti, le reazioni che si registrano a stimoli di tipo economico, quindi che ne so, di bonus, di produzione e così via, sono diverse. Se tu vuoi in qualche modo far sì che un'azienda funzioni bene o che un gruppo funzioni bene, deve esserci l'interesse delle persone che ne fanno parte a prodigarsi per il gruppo e non tanto per il proprio interesse personale. E uno dice, beh, ma è facile. No, non è per niente facile, è una cosa complicatissima e viene a essere gestita con ottima efficacia proprio dalla cultura aziendale. Torno sul discorso delle emozioni perché anche lì un tema su cui si discute secondo me pochissimo è il ruolo dell'empatia all'interno dei luoghi di lavoro. Una delle cose che abbiamo cominciato a fare ormai da 5 anni, se non ricordo male, è introdurre nelle nostre pratiche di selezione dei test di empatia. Perché? Perché se tu trovi delle persone che hanno dei livelli di intelligenza mostruosi, quotienti intellettivi e capacità proprio pratiche, ma che sono zero a livello di empatia, questi diventano dei geni che, tra virgolette, non sono producenti per il gruppo, ma sono controproducenti. Un famosissimo articolo che ha studiato queste dinamiche legate al fatto che tu hai o meno dei geni in azienda, ha dimostrato chiaramente che i livelli di efficacia di lavoro di un gruppo sono di solito più alti quando le persone che fanno parte di questo gruppo hanno quotienti intellettivi, diciamo, nella media, piuttosto che quotienti intellettivi molto alti per via della capacità di coordinamento delle persone per raggiungere un obiettivo comune, piuttosto che raggiungere il proprio obiettivo per dimostrare che si è il migliore all'interno di un gruppo di lavoro. E chi ha un po' di esperienza, diciamo, un po' di capelli bianchi come sottoscritto, penso che ha visto chiaramente in azienda cosa vuol dire cercare di fare il genio a scapito degli altri o comunque di emergere se stessi a scapito del gruppo piuttosto che far emergere il gruppo. Cioè, è una tematica incasinatissima, ma su cui ci sono oggi delle risposte molto chiare in letteratura. Bellissimo, Giuliano, questo confronto fra le diverse intelligenze di cui parlavamo anche prima, cioè l'empatia, l'intelligenza relazionale e invece l'intelligenza classica misurata dal quoziente intellettivo. Sì. Ma questo già crea, secondo me, una grande complessità da un punto di vista dell'organizzazione funzionale. Ma oggi ci troviamo di fronte a un altro grandissimo scoglio, cioè noi abbiamo interazioni classiche in presenza e anche moltissime interazioni virtuali. Come cambia a questo punto, a questo livello, tra l'interazione in presenza e l'interazione virtuale, la capacità di sostenere ad esempio l'empatia, la fiducia reciproca, la collaborazione? Allora, la risposta, se vuoi, è abbastanza sorprendente, perché in realtà può cambiare poco, però la parola chiave è può. Perché di default le relazioni a distanza sono estremamente più complesse e l'utilizzo di strumenti anche informatici per lavorare non agevola le relazioni di gruppo. Tuttavia è ampiamente dimostrato che l'interazione tra persone attraverso uno strumento digitale è capace addirittura di generare lo stesso rilascio di sostanze e di ormoni che si vive quando si è di persona. Il concetto chiave è interazione. Se si lascia che le persone lavorino in autonomia, a distanza, senza la possibilità di interagire, senza la possibilità di avere dei confronti continui, senza la possibilità di vedersi anche attraverso uno strumento come questi qui che stiamo utilizzando in questo preciso momento, ecco, le dinamiche di relazione, ma anche i livelli di percezione di isolamento, veramente ne soffrono tantissimo. Quindi l'invito che qui è da farsi è tenere conto che
non è tanto la distanza fisica che rappresenta un problema dell'interazione di gruppo, è la distanza percepita, cioè quanto tu ti senti distante dal tuo gruppo di riferimento e quanto senti che il tuo gruppo di riferimento fa quello che può per prendersi cura di te e continuare a farti sentire parte di un qualcosa che prevede la tua presenza e ti dà una certa importanza. Che per quello che è la mia esperienza, di nuovo va a braccetto con la cultura aziendale. Ho visto aziende anche, diciamo, durante la pandemia, che producono prodotti non strettamente empatici, tipo, che ne so, estrusori di plastica, piuttosto che cose veramente molto industriali, tecniche, prendersi cura durante la pandemia facendo delle cose apparentemente banali, ma che hanno avuto un successo enorme. Un caso che ricordo sempre con grande piacere è quello di un nostro cliente che durante la pandemia, ma anche di recente, si è inventato una cosa che veramente è costata pochissimo, cioè ha preso il classico Deliveroo piuttosto che Just Eat e cosa ha fatto? Senza far sapere niente, ha mandato a casa delle persone che erano in smart working la colazione. Ha fatto arrivare il classico cornetto col caffè piuttosto che il croissant e così via. Uno dice, beh, ma che te frega, no? Te frega tantissimo, perché il ti fa sentire che c'è qualcuno che sta pensando al fatto che non sei in azienda e è presente. Bastano queste piccole cose per riattivare nel cervello delle persone quei meccanismi che normalmente si attivano quando si è in presenza fisica e in una relazione, tra virgolette, normale. Giuliano, io ho così qualche approfondimento che vorrei chiederti un po' intorno a questa tematica. Sì. Allora, la prima è, giustamente tu dici, il digitale, diciamo, se adeguatamente utilizzato non cambia i processi relazionali, le reazioni, eccetera. Ma mi chiedo, è in virtù di una conoscenza pregressa? Cioè io e te ci conosciamo, abbiamo già sviluppato una relazione, conoscenza, una serie di collegamenti per cui poi trasare questo sul digitale è chiaramente più semplice perché comunque alla memoria, nel nostro cervello comunque abbiamo dei collegamenti, o può essere traslato anche su conoscenze, diciamo, puramente virtuali, e se c'è un tempo maggiore sul virtuale per far innescare, diciamo, questa relazione di continuità e di empatia o comunque sia di eccetera. Bellissima domanda, Stefano. Allora, è più la seconda. Nel senso che diventa più facile mantenere un collegamento con chi già conosci, già hai avuto modo di interagire, ma anche con persone totalmente sconosciute lo strumento digitale può funzionare benissimo, a patto che si sappia costruire, toccando i giusti, tra virgolette, tasti, una relazione empatica. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo strumento digitale, tra virgolette, ti forza a dover interagire con un soggetto che non conosci, il quale nei primi momenti, come è umano che accada, non è disposto a darti confidenza. Anzi, è molto più propenso a rimanere un po' distaccato, ad avere paura, diciamo, della nuova relazione. Perché? Perché non ti conosci e non sai chi è il soggetto con cui stai parlando, non conosci le sue intenzioni, non sai quanti rischi puoi prenderti nella relazione. Questo è un concetto chiave. Ormai si sa da diversi anni, uno dei presupposti base della fiducia è l'accettazione del rischio di mettere in campo qualcosa di sé nei confronti del prossimo. E in mancanza di elementi che ti possano dire sì, tranquillo, prenditi pure dei rischi, che tanto io non ho intenzione di tradirti, la possibilità che si avvii una relazione di fiducia è molto più bassa. Ad esempio, una delle cose che basta, tra virgolette, fare è nella prima parte della relazione essere disposti ad ammettere che si è avuta qualche piccola disavventura. Il fatto che noi per primi in una relazione digitale con uno sconosciuto siamo disposti ad ammettere che ci siano state, che ne so, abbiamo avuto delle difficoltà anche banali, del tipo, guarda, che ne so, l'altro giorno mi è scappato il cane e ho fatto fatica con gli dietro, oppure facevo fatica a entrare, come funzionano questi sistemi, sono uno smanettone e così via, mette il soggetto con cui stai parlando in un assetto molto più rilassato, perché si palesa la propria volontà di non tradire, di non approfittare, diciamo, della buona volontà del proprio interlocutore. E diciamo che quando una persona, tra virgolette, scopre la giugulare, no?
ammette di potersi far aggredire, la reazione che normalmente si ha non è di scatenare l'aggressività, ma di capire che il soggetto con cui sta parlando non ha intenzione di essere aggressivo e ci si può affidare a rischiare una componente che però certo merita di essere alimentata nella relazione. Quindi lo strumento digitale anche da questo punto di vista può funzionare bene. E l'importante, guarda, io è per usare. Ti porto un esempio credo importante di due considerazioni. Una considerazione è, io tanta gente che con cui in questo momento sto avendo relazioni di continuità ovviamente professionale e lavorativa all'interno della piattaforma di nascita digitale, non l'ho mai incontrati. Ci siamo visti le prime volte su Nascita Digitale, da lì poi sono nati dei percorsi di fiducia progressiva e di conseguenza chiaramente di ingaggio, di partecipazione, eccetera. Ed è capitato, lo riporto come esperienza personale, poi di aver incontrato qualcuno con cui appunto hai fatto un percorso, magari di qualche mese, e quando lo incontri ti guardi e ti dici: ma noi non ci siamo mai conosciuti di persona, perché ha annullato totalmente l'esperienza della persona. Cioè, nel senso, il fatto che sia stato tutto digitale o una conoscenza anche personale, come dire, non c'era più barriera, non c'era più differenza, perché appunto ormai avevi sviluppato una relazione tanto quanto in presenza, per cui confermo quello che tu stai dicendo. È ovvio che a te ha bisogno di tempo. E l'altro aspetto, su una piccola sollecitazione, poi rilascio la parola nuovamente a Sara, avrei 2000 domande da farti, ma ovviamente lo evito. Io ho notato che in questo momento, se una volta io ti devo sentire, ti chiamavo, prendevo il cellulare, componevo il tuo numero, lo prendevo dalla rubrica e ti chiamavo, oggi io ti chiedo una Zoom, ti chiedo una Skype, ti chiedo un Meet, ti chiedo di vederti, perché, come dire, se prima era il telefono era, come dire, semplice, oggi ho la necessità comunque di una relazione visiva, è corretto? Sì, 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 confermo perfettamente. Tenete conto che, come potete immaginare, il nostro cervello reagisce in modo diverso a uno stimolo visivo o a uno stimolo uditivo, e il fatto di vedere un volto umano con cui si interagisce genera dentro di noi delle reazioni che sono specifiche. E, ad esempio, una cosa su cui spesso non si discute è legata al fatto di sapere che gli disturbi dello spettro autistico non sono disturbi, diciamo, tra virgolette, leggeri. Fanno sì che un soggetto che ha questo tipo di disturbi non reagisce, come tra virgolette le persone normali, alla presenza di un essere umano. Per una persona che ha problemi di autismo, vedere un tavolo, vedere una persona è la stessa cosa. Per noi esseri umani non è così. Già solo per una questione di attenzione, una cosa specifica dei volti umani riguarda l'attenzione, l'attivazione delle cortecce fusiformi, che sono molto interessanti anche per il marketing, perché fanno sì che quando il nostro occhio intercetta un volto umano, tende a concentrarsi su di questo piuttosto che su qualsiasi altra cosa. E negli studi di eye tracking si vede molto 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 bene che quando voi fate, che ne so, un video, una comunicazione, una pubblicità, e utilizzate o no un volto umano, i meccanismi di attenzione che diciamo si risvegliano sono molto molto più intensi nel momento in cui c'è la possibilità di vedere un volto piuttosto che non vederlo. Quindi sì, viva i volti umani. Ecco, tornando ai volti umani e alla qualità quindi anche delle relazioni che riescono a sprigionare, ho trovato molto interessante il tuo discorso sulla gratitudine. Si parla poco di gratitudine, anche se è un elemento che aleggia sempre nelle relazioni interumane. In che modo la gratitudine influisce all'interno delle relazioni? Abbiamo visto come l'immagine e l'empatia abbia una funzione fondamentale nelle interazioni sia reali che virtuali. Qual è il gioco che ricopre invece la gratitudine? Allora, la tematica della gratitudine è una tematica enorme, anche questa non così approfondita spesso, no? Si parla spesso di tanti argomenti, la gratitudine dice: ma sì, è importante essere grati, vabbè, grazie. E, no, la gratitudine mi piacerebbe davvero fosse molto più conosciuto, che è il primo passo verso la felicità. E non sto esagerando, ci sono studi che hanno dimostrato come il modo più veloce per aumentare i nostri livelli di felicità sia quello di palesare gratitudine a una persona a cui siamo grati. Uno studio molto interessante ha dimostrato che la gratitudine fa più bene a chi la dà
piuttosto che chi la riceve, e al modo di risvegliare alcuni elementi emozionali legati proprio al sentirsi fortunati, al sentirsi bene in generale. E uno dice, ma insomma, quanto può mai incidere questa cosa qua nella nostra vita? In modo incredibile. Quindi il concetto base sta nel fatto che dimostrare gratitudine fluidifica le relazioni e migliora in modo velocissimo, ma davvero velocissimo, i nostri livelli di benessere. C'è un video molto molto interessante che si può trovare su YouTube, dove delle persone, non mi ricordo più qual è il canale, hanno preso dei soggetti e hanno detto a loro, guarda, prendi il telefono e, anzi no, scrivi giù qualcosa, un testo, per una persona a cui sei grato. Una volta fatto, è stato chiesto a queste persone di prendere il telefono e chiamare questa persona dicendo, guarda, ho appena scritto questo testo per te, non te l'ho mai detto, ma voglio che tu lo sappia. Questo tipo di cosa ha fatto sì che mediamente i livelli di felicità di queste persone schizzassero verso l'alto immediatamente dopo l'atto di gratitudine. Più verso chi ha emesso la gratitudine piuttosto che chi l'ha ricevuta. Un'altra tematica che è davvero davvero fondamentale, che si collega al concetto di gratitudine, riguarda il fatto che è uno dei principali elementi che può smontare, non sto esagerando, la principale causa di fallimento di ogni organizzazione, e cioè le tematiche di overconfidence. Una delle cose che oggi è piuttosto studiata in ambito organizzativo è quanto male, quanti disastri facciano tutte le persone che in virtù dell'aver acquisito un briciolo di potere ne approfittano e lo utilizzano in modo molto molto esagerato, e in virtù di questo briciolo di potere che hanno acquisito si sentono dei supereroi, capaci di qualsiasi cosa, si pongono obiettivi illimitati e arrivano letteralmente a disintegrare il funzionamento di un'azienda dall'interno. Le tematiche di overconfidence sono molto importanti, perché se voi parlate con un soggetto che è finito a piedi pari nei meccanismi di overconfidence, tende ad attribuire il successo che ha ottenuto solo e soltanto a se stesso, banalizzando o attribuendo zero importanza, zero assoluta, alle persone che hanno contribuito al suo successo e alle fortune che ha avuto nella vita. C'è uno studio molto interessante, fatto addirittura sui giocatori professionisti di hockey, che ha dimostrato che la stragrande maggioranza dei giocatori professionisti di hockey sono nati in gennaio. E voi dite, ma chi se ne frega? Non può essere nato un altro mese? No, il fatto che tu sia nato in gennaio fa sì che tu sia mediamente, soprattutto da bambino, un po' più avanti rispetto ai tuoi coetanei. E questo fa sì che quando tu partecipi a degli allenamenti sportivi e molto molto altro, anche se fai parte dello stesso anno, tu mediamente te la cavi meglio perché sei un pochettino più bravo. Questa cosa fa sì che i tuoi allenatori ti curino molto molto meglio rispetto agli allenatori che, diciamo, vedono gli altri ragazzi, ma non vedono chissà quale talento, chissà quale predisposizione. E è incredibile notare come non c'è nessuno che sia diventato un giocatore professionista che è in grado di attribuire il proprio successo alla fortuna di essere nato in gennaio e tutta una serie di cause che non sono minimamente sotto il proprio controllo. Quindi questi soggetti, mi sembra che sia stato fatto uno studio su questo, quando vengono messi in condizioni di sapere che comunque sì, hanno avuto successo, sono stati bravi, sono stati talentuosi, si sono impegnati, si sono spaccati, ma come tanti altri, ma hanno avuto anche una componente di fortuna che è dipesa dalle circostanze in cui sono cresciuti, dall'ambiente, da molto molto altro, riescono un po' a uscire dai fenomeni di overconfidence e cambiano totalmente comportamento per il bene della squadra, per il bene del gruppo, per il bene dell'organizzazione in cui sono inseriti. Quindi non è proprio una briciolina per il successo della nostra organizzazione. Giuliano, come dicevo, i temi sono tanti, ma è arrivata una domanda molto interessante e la utilizzerei per andare poi un pochettino in chiusura. Te la metto anche a schermo. Ok. Questa docente che dice ho maggior empatia, ho maggior relazione con voi su Zoom perché vi vedo in faccia. Oggi le relazioni invece fisiche sono mediate da una mascherina che non consentono una piena relazione. Interessante come osservazione. Direi di sì, perché le mascherine comunque sono
un grande ostacolo per il nostro cervello, nel senso che coprire totalmente la bocca e questa parte del volto fa sì che sia addirittura difficile riconoscere le persone. Adesso non so voi se vi capita, però a me accade molto spesso che già soltanto facendo la spesa, piuttosto che passeggiando in strada, vedere delle persone con la mascherina ti rende difficile capire chi sono. E quindi la mascherina paradossalmente aumenta la percezione di estraneità. Cioè, sono tutti uguali, non riesci a capire chi è o no parte del tuo gruppo di riferimento, non riesci a capire se è una persona che hai già visto, se non hai già visto, se la devi salutare, se non devi salutare, se è una persona cara, se non lo è, e molto molto altro. Pertanto, confidiamo nella campagna vaccinale e che tutta questa cosa qui si Guarda, risolva anche qui io ti porto un piccolo esempio. Una volta ho dialogato con una persona un paio d'ore e stati con la mascherina tutto il tempo, no? Proprio la fisionomia, mi ero fatto tutto un mio trip di come era un ragazzo. Quando ha spogliato la mascherina, prima di salutarci, prima di essere in macchina, ha spogliato la mascherina, aveva la barbetta, eccetera, eccetera. La fisionomia della persona è cambiata totalmente e l'impatto è stato quasi di stranimento, cioè ho avuto un momento in cui con chi ho parlato fino adesso, cioè nel senso sono le stesse persone, è la stessa persona. Ecco, per cui veramente c'è questo aspetto della fisicità mediata da una mascherina ed è indagare, secondo me, in maniera importante. Guarda, chiudo solo con una cosa, tieni conto che ai volti umani noi associamo immediatamente emozioni. Quando tu ti fai un certo tipo di idea di una persona, a quel tipo di idea associ un'emozione. Questa emozione dipende strettamente dai circuiti cerebrali che passano attraverso l'amigdala. E un caso davvero molto molto curioso di cui racconto spesso è il caso di un paziente che aveva subito un danno cerebrale all'amigdala e al circuito che passava per la corteccia visiva. Questa persona, se gli veniva presentata la foto di sua mamma, reagiva dicendo: "Guarda, quella persona lì assomiglia a mia mamma, è perfettamente uguale a mia mamma, ma non è mia mamma, c'è qualcosa che mi manca." Se invece riusciva a parlare al telefono con la mamma, la voce della mamma risvegliava l'emozione che sta alla base del riconoscimento affettivo e del collegamento di cui si sta parlando. Quindi sì, è una cosa non per niente banale questo tipo di collegamento emotivo tra l'idea che ci facciamo e ciò che è nella realtà. Sara, cosa dici? Andiamo in chiusura? Un incrocio tra volti, emozioni e suoni anche, voce, quindi un incrocio fantastico. Direi che le relazioni umane sono molto molto complesse, ma restituiscono sempre, secondo me, un grandissimo valore e quindi mi sentirei di dire che siamo grati delle relazioni, perché alla fine ci salvano sempre. Per aumentare anche i miei livelli di felicità. Ecco, adesso mi sento più felice, adesso che ho espresso Ottimo. gratitudine per le relazioni umane. E io ti Ottimo, ottimo. ringrazio davvero tantissimo, Giuliano, perché credo che riflettere sulle relazioni, pensando anche alla nostra mente, come la nostra mente entra in contatto con la mente degli altri, sia davvero molto, molto importante. Sappiamo come sono difficili le relazioni, abbiamo visto le difficoltà tra reale e virtuale, mascherine, e quindi aggiungere un tassello di riflessione è stato molto importante. Io ti ringrazio molto, Giuliano, ringrazio anche Stefano. Grazie Grazie a voi. E noi ci vediamo. Cosa è successo? Ma Mi un fate di nuovo anticipo di caldo. sigla. Stai dicendo, noi ci vediamo lunedì prossimo con l'appuntamento Trend Sociali e chiaramente domattina con un nuovo appuntamento che curerò io in prima persona legato al mondo del marketing, The State of Marketing, per cui ci vediamo domani mattina, ore 9:30. Ottimo. Grazie. Ciao, grazie.